Miss Deb, cominciate a segnare il suo nome, è un astro nascente della musica tarantina. Si tratta di una cantautrice giovanissima, 24 anni, Sara De Bellis, all'anagrafe, ve la facciamo conoscere. Quanto sei davvero una cattiva ragazza? Pochissimo. Naturalmente c'è qualcosa di autobiografico, ma c'è anche la voglia di raccontare questa generazione in uno stile che sta andando tantissimo, il trap, giusto? Sì, giusto. Sarebbe tipo un trap pop, diciamo. C'è qualche artista al quale ti ispiri? Nicki Minaj. A me piace tantissimo. Dal 19 giugno su Spotify, YouTube, Apple Music e Amazon Music è disponibile il suo singolo d'esordio, Cattiva Ragazza, realizzato con la collaborazione di Antonello Mascaretti della casa discografica Pinco Pallino Records e della casa editrice Nvidia Music Publishing. Come ormai sempre più spesso avviene, ha conosciuto il suo produttore online attraverso la sua pagina Instagram, dove pubblicava dei brevi filmati con la sua splendida voce. Sono stati anni di studio, il pianoforte, il basso elettrico e naturalmente il canto, e questo per affinare le tecniche, però alla base una grande passione. Com'è nata? Ti ricordi a che età più o meno cominciavi a voler cantare? Ho iniziato fin da piccola, veramente, già quando ero proprio piccola cantavo. E poi anche lo scrivere, perché tu vuoi fare la cantautrice, quindi una serie di testi tu hai detto, hai confessato, nascosti nel cassetto. Oggi finalmente questo brano è disponibile su tutte le piattaforme e gli store digitali. E come sta andando? Beh, sta andando bene, anzi io ringrazio veramente tutti per il sostegno che mi stanno dando. Sta piacendo questo brano e sono molto felice. Noi ci auguriamo che possa diventare presto un tormentone, ma intanto ti vogliamo chiedere il testo com'è nato e le sonorità anche come sono state scelte. L'ho scritto quando stavo in un periodo un pochettino così. Poi ovviamente il resto ha fatto tutto il mio produttore, l'ha voluta far diventare bella forte. Dicono di me.